Questo è il Tempio di File, uno dei posti che più cattura l'immaginazione in Egitto. Ci troviamo nel sud, nella zona di Aswan, una zona incredibile da scoprire, che ha dei colori, delle formazioni rocciose incredibili, molto diverse dal resto dell'Egitto. E qui c'è uno dei tempi più belli, che cattura la memoria di chiunque lo visita. In questo video voglio scoprirlo un po' con te, sperando che appunto puoi metterlo nella mappa dei tuoi potenziali siti da visitare. Ci troviamo da Swan per arrivare al porto, perché si raggiunge questo tempio che sta in un'isola con una barchetta, si paga circa 10 euro con il taxi. Poi ci sono altri 180 pound egiziani, ovvero circa 10 euro per comprare il biglietto. Una cosa importante, dopo che avete comprato il biglietto e superate il controllo, appunto dove si comprano i biglietti, c'è un'altra volta da trattare, perché bisogna trattare con i marinai che sulla barca ti porteranno a file. Io personalmente in quella giornata particolare ho pagato 150 pound egiziani, circa 10 euro. C'è chi paga di meno, chi paga di più. Se siete in molti potete dividere la spesa. Se ci siete stati, fatemi sapere nei commenti quanto avete speso. E visto che ne parliamo, iscrivetevi al canale. Allora, già il viaggio per arrivare a questo tempio che prende appunto questa barchetta sembra un'avventura. E poi sei in una zona. Sai, cominci ad arrivare nel sud, la vegetazione comunque è sempre meno ricca, ci sono queste rocce con questi isolotti fatti di roccia, che poi sopra ci sono anche degli alberghetti a volte dove potete risiedere, ci sono dei ristoranti fra i più tipici e al centro appunto quest'isola, questo complesso dove adesso arriveremo che personalmente è uno dei miei preferiti, diciamo nel suo genere forse è il mio preferito di tutti, anche se a livello poi di iscrizioni mi piacciono molto il Tempio di Dendera. Ora, ovviamente, se vuoi avere più informazioni rispetto al tempio, basta scrivere su Google ed informarsi. Come vi ho detto, è stato spostato completamente e comunque sì, è stato realizzato, è stato ricostruito molto molto fedelmente. Una cosa interessante da sapere è che spesso i tempi egiziani venivano usati dai cristiani, cioè i cristiani quando in Egitto ci furono, ragazzi, i cristiani prima ancora di esserci a Roma, anzi Roma, che oggi è il simbolo della cristianità, forse più grande al mondo, all'epoca era il più acerrimo nemico dei cristiani, che quindi venivano perseguitati e i cristiani d'Egitto andavano nei posti remoti come tombe e templi come questo, e quindi c'erano anche delle iscrizioni, c'è cioè una sorta di cupola. Questo è un tempio dedicato ad Iside e una cosa interessante è che a destra di un obelisco che c'era, quindi sulle rimanenze, c'erano le lamentele scritte da alcuni sacerdoti d'epoca egizia, tardo egizia, in cui si lamentavano di Cleopatra, si lamentavano verso il governo, i soldati del luogo. Quindi è una prova che all'epoca quei sacerdoti non avevano più tanta autorità sul governo, anche se c'è chi vede invece il potere dei sacerdoti come uno dei motivi della caduta dell'impero egiziano. Quando visitai il Tempio di File, c'era il tempo di tutto il casino che è successo, come sappiamo, per il virus, e quindi era incredibile. È come visitare anche Piazza di Spagna. Durante quel periodo non c'erano turisti e quindi praticamente ero io e il tempio, questo guardiano che dava da mangiare a più di 50 gatti. Come sapete, i gatti sono importantissimi in Egitto e sono ricordi unici. Ora, se la visitate con la crociera, che è la maniera più comune, ovviamente arriverete con l'orario delle altre barche. Quello era un gatto arrabbiato e quindi ci sarà più gente. Se uno invece la visita fai da te, ci sarà meno gente proprio perché riesce ad arrivare in orari dove non ci sono i gruppi. Su Wikipedia, ragazzi, quando ti trovi faccia a faccia con questi geroglifici, non so mica descriverlo. Io poi l'ho visti più di una volta, quindi sai, dice, non è che l'hai visto una volta. Hanno un carattere, sono unici. Averli, uno li vede sui film, capito? Li vedi, ma quando ci sei lì, per lì davanti, e ti immagini 4.000 anni fa, no, in questo caso non 4.000, sono troppi, ma insomma più di 2.000 anni fa, siamo lì con lo scalpello a inciderli. Esci poi appunto dal tempio e di continuo ti ritrovi circondato ovunque dal Nilo, dalle rocce. Ci sono moltissimi templi stupendi, io amo il tempio di Dendera o Dendera. C'è il video nel canale inglese, di Medisi, per chi parla inglese andatelo a visitare, perché ci sono molti video che non ci sono in quello italiano, quindi
insomma, ci sono altri tempi incredibili, ma questo nel suo è veramente unico. Poi vicino al chiosco di Traiano, quello fu realizzato da Traiano, appunto c'è questa scalinata dove me lo ricordo ancora sto momento adesso riguardandolo, perché poi sono stato d'estate, faceva veramente caldo, e sentire il Nilo, no? Quando uno a scuola legge, sai, l'importanza del Nilo, no? Ma sono tutti termini comunque, sì, non concreti quando li leggi, invece poi quando ti trovi lì, in mezzo a 40-50 gradi, circondato da rocce, il Nilo veramente ha vita, cioè, sì? Cioè che c'è qualcuno, ragazzi, questo è il bello della diretta, sì? Ah, questa è Inna. Inna, prego, vieni. Che è successo? Dimmi. Ragazzi, il Tempio di Fila è bellissimo, andatelo a visitare. Se volete saperne di più sulla zona di Aswan, ci sono video nel canale. Bau bau. Aspetta, devo stoppare. Au.